Siamo a Villa Erba con il professor Ferdinando Grandori, organizzatore da oltre 20 anni qui sul Lago di Como delle conferenze sull'audiologia, sullo screening audiologico. Professor Grandori, come ha visto cambiare l'audiologia in questi anni, da oltre 20 anni appunto che si occupa di queste tematiche, e quali sono le prospettive che si profilano oggi? I progressi che sono stati compiuti nel settore sono assolutamente straordinari. D'altra parte, un lasso di tempo di queste dimensioni non può non farci capire che era arrivato il momento di sviluppare tutta una serie di tecnologie, da un lato, perché senza la tecnologia, senza i dispositivi, senza le apparecchiature adatte non si possono fare veri progressi, ma questo non è un problema perché ormai siamo talmente abituati a interagire con le tecnologie che in qualche modo questo è scontato. Il secondo aspetto che è stato fondamentale per dare lo sviluppo che sta trovando adesso l'audiologia è la consapevolezza del fatto che si può fare molto usando e le tecnologie e il know-how, l'esperienza, sviluppando protocolli. Mescolando questi elementi insieme ci si è resi conto che l'audiologia non è la cenerentola di alcune delle elementi importanti che permettono una vita di relazione senza introdurre elementi di disabilità e disturbi di varia natura nelle persone che soffrono di problemi di udito. Ecco, mescolando questi elementi tutti insieme ci si è resi conto che ormai i tempi erano maturi e è con piacere che segnalo che tra poco, compatibilmente con alcuni tempi politici, molto probabilmente usciranno delle linee guida a livello internazionale, mondiale, su come affrontare il problema della sordità. E tra poco questo sicuramente darà un altro impulso allo sviluppo sia delle tecnologie stesse, perché questo vuol dire finanziamenti, vuol dire che le aziende si impegneranno, i centri di ricerca impegneranno sempre più fondi in un settore che ancora adesso non trova una grossa partecipazione. Quindi quest'ultimo periodo di una quindicina, una ventina d'anni è stato assolutamente fondamentale. Le riunioni, le conferenze internazionali che vengono organizzate qua, che vedono la partecipazione di una 60 di paesi in tutto il mondo, parlavo con degli americani, mi dico ma noi non riusciamo a raccoglierne così tanti, riflettono questo stato dell'arte che molti degli operatori nel settore si aspettavano perché era arrivato ormai il momento. Lei citava appunto la provenienza così eterogenea di partecipanti, di professionisti. A suo parere la categoria professionale è uniforme nel mondo dal punto di vista delle competenze? Cioè, ovviamente questo genere di esperienze serve anche a scambiarle le esperienze, le conoscenze. C'è qualcosa da fare anche, proprio parlava di linee guida, c'è qualcosa da fare anche sulla formazione o a suo parere i professionisti sono pronti? Non tutti i professionisti sono pronti e questo vale anche per le aree di diversi paesi che possono avere anche delle punte avanzate di eccellenza, così come ovviamente vale per paesi che stanno ancora sviluppando dei sistemi di formazione adatti a rispondere alle nuove esigenze. Vorrei dire che eventi di questo tipo sono assolutamente fondamentali per permettere scambi di idee, di risultati, di esperienze. C'è una frase che io uso sempre, è in inglese, scusatemi, e che vale non solo per la consapevolezza, in medicina, non solo per la consapevolezza in medicina, ma in generale per qualsiasi progresso. The new knowledge is sharing the knowledge. Il nuovo modo di fare conoscenza, capire come fare, non è tanto nello scoprire o inventare nuovi dispositivi, nuovi fenomeni, ma discuterli insieme, confrontare le esperienze, mescolare il proprio background culturale, ed è così
che si riesce davvero a ottenere dei passi avanti significativi, anche in economia, non solo in medicina, in qualsiasi settore della conoscenza e dello sviluppo umano. Ecco, solo un'ultima battuta dal punto di vista di questa edizione. Ho notato nel programma scientifico che avete separato in maniera forse più netta di altri anni gli argomenti, no? Si parla da una parte di cognizione, dall'altra di telemedicina, dall'altra dell'aspetto anche un po' politico delle politiche sanitarie e anche dei programmi di diagnosi precoce. Ecco, a suo parere questo genere di separazione aiuterà maggiormente le persone a capire di più quello che sta succedendo? È una scelta che, insomma, che la soddisfa? Vede che le persone stanno rispondendo bene? Allora, è stata una scelta in qualche modo indicata e suggerita dalle esperienze precedenti, tenendo conto della diversità di preparazione culturale, di attività professionale dei partecipanti. Ci sono pediatri, per esempio, ci sono audiologi dell'infanzia, ci sono rappresentanti dei ministeri delle sanità di diversi paesi che vengono rappresentati ufficialmente a questa conferenza da ormai molti anni, o agenzie governative degli Stati Uniti. Il problema era riuscire a far coesistere esigenze talmente differenti che la soluzione di suddividere in quattro diverse tematiche, dedicando in qualche modo degli intervalli temporali a una tematica piuttosto che l'altra, permettesse comunque a un partecipante che volesse in qualche modo trovare dei propri percorsi all'interno della conferenza, di trovare soddisfazione a almeno non tutte le esigenze, ma gran parte delle esigenze.